Stanno andando per quanto riguarda diciamo, il tutto, sì, con l'organizzazione. Ecco, diciamo, l'organizzazione è perfetta, come sempre. Quanti siete voi dell'organizzazione all'interno qui del circo? Siamo attualmente di turno 4, anzi barra 5, con una piccola mano d'aiuto esterna. Sì, segue per... alla perfezione, come sempre. Sul campo centrale. Domenico Trovia, ecco, tre giorni importanti qui a Reggio Calabria. È una kermesse di spessore, come potete vedere i ragazzi hanno tutti uno staff tecnico, area mentale, per cui abbiamo la possibilità di vedere la qualità del tennis a livello europeo soprattutto, dai francesi, agli inglesi, ai rumeni, ai paesi dell'est, i nostri stessi italiani. Quindi oggi è una giornata all'insegna del buon tennis, del super tennis soprattutto in Italia. Chiederemo a questa brillante tennista francese come si trova in Reggio Calabria, in Italia, soprattutto è una testa di serie, la numero uno del seeding, che in questo momento si appresta a giocare la fase successiva del torneo dopo aver vinto già ieri. Donc, tu es bien en Italie, tu es bien a Reggio Calabria? Oui, je suis vraiment très bien. Je suis vraiment contente d'être ici à ce tournoi-là. Et je vais essayer de ben, justement gagner le tournoi. Et c'est vraiment un plaisir de jouer à Reggio Calabria. Dunque, lei è contenta di partecipare a questo torneo, si è impegnata molto per arrivare qui e giustamente vuole anche vincerlo, avere un ottimo risultato. Estende i complimenti oltre che all'Italia anche alla città di Reggio Calabria che la sta accogliendo, con questo anche bel clima. Tu prefere la Terre Rouge? Franchement, è un peu compliqué jouer dans cette condition? Oui, c'est. Ben, je m'adapte à la condition. Il a plu et la terre, elle va être lourde, mais ça me dérange pas. Je m'adapte et je fais en fonction. Voilà. Dunque, lei preferisce giocare su questo manto di terra rossa, è un manto che lei preferisce perché tutto l'anno si allena. Non disdegna le altre superfici, però le condizioni sono ideali per esprimere il suo miglior tennis. On fait une petite question à la préparation dans le tournoi et toutes les possibilités que la tenniste française on peut gagner le tournoi. Vous êtes le coach et vous l'avez préparé et vous connaissez la possibilité qu'elle va gagner le tournoi. Effectivement, on est venu pour gagner le tournoi. Carole est championne de France des moins de 16 ans et c'était l'objectif principal de l'année puisqu'elle a été blessée sur la première partie de la saison et elle a repris seulement les tournois Tennis Europe qu'à partir du mois de mai. Et donc en trois tournois, elle a pu se qualifier pour le Masters. Et l'objectif pour pouvoir un peu sauver cette saison, c'est de justement remporter le Masters. Et on est là pour ça. D'accord. Donc, Carole è la campionessa di Francia, ha subito dei piccoli infortuni che però ha curato e che le hanno permesso poi di guadagnarsi la piazza al Master e di andare avanti. E ovviamente, come diceva Carole, è il suo maestro, il suo coach, le intenzioni sono di vincere il torneo e di puntare sempre, visto anche la giovane età, a migliorarsi e a diventare sempre più forte per se stessa e per i colori della Francia.